Carissimi, oggi andiamo a vedere insieme questa bellissima casseruola e come si fa questo risotto alle zucchine strepitoso e questa bellissima piastra della Cecotec. Vi dico il codice sconto da inserire laddove voleste acquistare questo o altri prodotti della Cecotec perché mi avete detto su Instagram che, magari dicendolo in mezzo al video, uno non ci fa caso. Il codice sconto da inserire prima di andare a fare il pagamento è a casa di Apicio, tutto minuscolo, e avrete un 5% di sconto su tutti gli acquisti. Andiamo a vedere insieme l'unboxing e la ricetta. Sono felicissima di vedere insieme a voi questa casseruola da 24 centimetri e di diametro Polka Exclusive Olla Wood e Rock, veramente veramente una casseruola che mi ha fatto impazzire già vederla sul sito. E poi qui abbiamo qualcos'altro. Andiamo a vedere prima la nostra Polka. I prodotti della Cecotec mi piacciono moltissimo perché sono sempre tutti super imballati. Eccola qua, vado a tirarla fuori e la vediamo insieme. Si presenta in maniera favolosa. Io l'avevo vista sul sito, che vi consiglio di andare a visionare, e non dimenticatevi di inserire laddove voleste acquistare qualcosa il codice sconto a casa di Apicio. Proprio dovete scrivere a casa di Apicio dove c'è scritto buono. Allora, prima di andare a pagare. Allora, questa pentola si presenta veramente bene. Vi vado a leggere che cosa c'è scritto qui nel retro della scatola. Allora, prima cosa, è fabbricata in alluminio forgiato di alta qualità, resistente alle deformazioni. Vi dico che ha un peso specifico notevole, bello, quelli che mi piacciono a me, quelle belle pentole che dici io con questa ci lavorerò bene. Come vi ho detto, il diametro della pentola è 24 centimetri ed è veramente alta, perché è più alta più di 10 centimetri, sarà 15 centimetri, 14 centimetri. Quindi una bella capienza. Il coperchio è favoloso perché me lo sono andato a vedere prima. Ha questa parte in silicone e quindi questo silicone è appunto resistente alle alte temperature, è un silicone termoresistente. Il coperchio in vetro temperato ha anche il manico in silicone termoresistente. Qui all'interno, vedete, c'è scritto appunto in teflon qualità testata, perché appunto il rivestimento è antiaderente di alta qualità teflon, nessun alimento si andrà ad attaccare. E poi andiamo a fare una prova. Una cosa di fondamentale importanza per cui ho scelto queste pentole Cecotec è che il rivestimento è 100% senza PFOA, quindi rispetta il medio ambiente. Che cosa significa? L'acido perfluoro-ottanoico, che appunto con la classificazione PFOA, è una sostanza estremamente, viene classificata come sostanza estremamente preoccupante perché è bioaccumulabile, persistente e tossica, e viene utilizzata il PFOA perché ha proprietà idrorepellenti o oleorepellenti. Questo che cosa significa? Che viene utilizzato nei tessuti impermeabili, ma anche nelle pentole antiaderenti. Vi dico velocemente le altre caratteristiche: lavabile in lavastoviglie, adatta a ogni tipo di cucina, anche ad induzione, perché vedete ha la parte sotto, la piastra appunto per l'induzione, del diametro di 193 mm. Inoltre il fondo è indeformabile perché questa parte qui è spessa 5 mm. È una bella pentola, eh? Il fondo diffusore full induction, eccola qua, Eco Heat, che permette di distribuire il calore in modo più efficace, e questo ci permette di risparmiare energia. E in questo momento di caro energetico io dico che queste sono fenomenali, perché appunto la cosa che mi ha colpito tantissimo è che appunto permettevano un risparmio energetico. Inoltre,
a parte la bellezza, perché sono veramente belle e ce ne sono di vario tipo. Questa è quella appunto con wood e rock, quindi roccia e legno, che poi questo è silicone ovviamente. Il prodotto è formato da 6 strati per una resistenza e durabilità uniche, quindi io sono felicissima di questa pentola, perché questa casseruola si presenta già veramente molto bene. Vi faccio un piccolo inciso, che prima di andarla ad utilizzare, vabbè, va sempre lavata. Dopodiché non riscaldiamole mai a vuoto, quindi non lasciamole sui fornelli così da sole senza averci messo nulla all'interno. Non andiamo ad usarci utensili che possono andare a graffiarle, quindi magari utilizziamo silicone o legno, e non utilizziamo né spugne abrasive né prodotti chimici che possono essere aggressivi per le nostre pentole. Questo in generale, non solo per questa della Cecotec. Lasciamole raffreddare prima di andarle a lavare, e se riuscite asciughiamole subito e poi le andiamo a riporre in dispensa dopo ogni utilizzo, così avremo un prodotto che ci durerà a lungo. Vi faccio un altro piccolo inciso, che sulla scatola c'è scritto che siccome la Cecotec è sempre alla ricerca di migliorare i propri prodotti, a volte può capitare che il prodotto non sia proprio identico a quello che poi vi arriva. Ci possono essere delle, cioè la scatola, l'immagine della scatola può essere leggermente differente rispetto al prodotto, perché magari nel frattempo hanno portato delle migliorie. Questo è quello che c'era nell'altro pacchetto, che è sempre polca, però è un grill, è una piastra, sempre wood e rock, perché a me piaceva questa qua, questo modello. È il diametro di 28 cm. Vado a levare questo e vediamo. Sul cartoncino avete tutte le caratteristiche del nostro grill, vedete? E all'interno altre, e la descrizione di come utilizzarlo, quindi di lavarlo prima, eccetera, quello che vi ho detto anche per la casseruola. Anche questa può essere utilizzata sui fornelli ad induzione, ma anche sul classico fornello. Può essere lavata in lavastoviglie, ha tutte le altre 5 mm di spessore del fondo, e forse qui si vede meglio rispetto all'altra, e ha le stesse caratteristiche della casseruola, quindi non ha presenza di PFOA, che come vi ho detto è appunto da abolire, e guardate qui, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di fornello. Rivestimento in teflon e quindi e 6 strati appunto per il fondo. Vado a lavare anche questa e la proviamo subito. Vado a fare con la mia polca un buon risotto alla zucchina. Allora, con il mambo, che cosa ho fatto? Ho preso un chilo di zucchine, siamo 5 oggi, un chilo di zucchine, l'ho messe a pezzi nel mio mambo, super mambo, che chi mi segue su Instagram sa che lo uso in continuazione, veramente. L'ho messo con 2 bicchieri di acqua e l'ho fatto cuocere per... l'ho frullato, potenza 8 per 10 secondi, per 7 secondi, e poi l'ho fatto cuocere per un quarto d'ora. Voglio andare a stressare un po' la mia polca, nel senso voglio andarci a mettere una grande quantità, un risotto che io faccio solitamente, quindi so diciamo l'efficacia delle padelle, delle pentole con cui lo preparo. Lo metto all'interno della polca e vado ad aggiungere il riso. Ho messo 700 g di riso, adesso vado ad aggiungere poco alla volta, metto sul fuoco e poco alla volta vado ad aggiungere il brodo vegetale che mi sono preparata in precedenza. Con questo risotto non vado a fare tante cerimonie, così se lo mangia anche mio figlio. Ecco qua. Poi piano piano, adesso metto il coperchio, poi piano piano aggiungo il brodo vegetale. Assaggiatelo, perché se il brodo vegetale è saporito come il mio, allora non serve aggiungere il sale. Io ho messo 700 g di riso. Guardate come chiude bene, una meraviglia, eh? Polca mi piace proprio. Eccola qua.
Dopo 5 minuti dall'inizio della cottura ci metto una manciata di pomodori secchi che ho fatto seccare quest'estate in Sicilia e mescolo. Se avete bimbi o non vi piacciono potete ometterli, ma sono veramente gustosissimi. Vado ad aggiungere il brodo vegetale e così fino a cottura. Vedrete che vi mangiate un piatto veramente buono, semplice e velocissimo. Io sono stupita della grande capienza di questa casseruola, veramente stupita piacevolmente. Guardate qui che spettacolo, questo buonissimo risotto. Non si è attaccato nulla, io a un certo punto me lo sono dimenticato perché sono andata a fare una telefonata, non si è attaccato niente, veramente fenomenale. Queste pentole le trovate in varie dimensioni, trovate anche le padelle, tutto sul sito della Cecotec. Vi lascio giù in descrizione il link per poterle andare a visionare insieme a tutti gli altri prodotti. Se volete acquistare qualcosa, ripeto che il codice sconto da inserire prima del pagamento è a casa di Apicio, tutto minuscolo, per un 5% di sconto. Spero che il video vi sia tornato utile e vi sia piaciuto. Buon appetito, piatto pulito. Ciao ciao!